Colsi subito il tipo unico, straordinario. Non mi era mai nella vita successo di incontrare una creatura simile. E sì che aveva parlato un quarto d'ora di cose molto modeste, ma ci si sentiva che in quella voce, in quell'anima, parlava a Dio, viveva a Dio. Era un fatto sbalorditivo, non mi era mai capitato. Quindi lei mi scoprì un cristianesimo nuovo, sì che io conoscevo, credevo di essere maestro in Israele, avevo scritto una cinquantina di libri, di cui alcuni tradotti anche in cinese, in giapponese, Malayalama, eccetera. Quindi dico, lì trovai invece la novità, trovai che io conoscevo la parte esterna, la dottrina, la storia della Chiesa, ma non conoscevo la parte mistica, la parte interiore, la vita spirituale con Dio. E bisogna dire che io fui trasformato.